Amici della Lepre Group, bentornati alla rubrica sul calcio, bentornati alla rubrica sullo sport. E allora andiamo a commentare l'undicesima giornata della Serie A di calcio. Il Napoli vince a Salerno per 1-0, decide Zielinski nel secondo tempo. Il Napoli continua la sua marcia verso un obiettivo importante e segue il Milan che va a vincere a Roma in serata, non senza polemiche. Infatti, alla fine proprio del match tra Roma e Milan c'era un clamoroso rigore per i giallorossi non fischiato dall'arbitro Maresca. Insomma, il Milan che vince a Roma non senza polemiche, il Napoli che va a vincere a Salerno senza Osimhen e senza Insigne. Osimhen è restato a casa per una contrattura, Insigne in panchina, però gli azzurri di Spalletti tornano da Salerno con altri 3 punti in tasca e la fuga continua di queste squadre che viaggiano a braccetto a 31 punti, 10 vittorie e un pareggio per entrambe le squadre. Il Napoli ha pareggiato in trasferta 0-0 contro la Roma la settimana scorsa, poi praticamente ha sempre vinto. È un Napoli che comunque gioca bene ma nel finale soffre un pochettino a Salerno, ma riesce a portare a casa 3 punti importantissimi per la classifica. La cosa importante è che andiamo a vedere praticamente è che ad inizio novembre Napoli e Milan sono a 31 punti, ma dietro c'è l'Inter a 24 punti, quindi già una squadra che rincorre, le capoliste le rincorre, però è a meno 7 punti, quindi il distacco già è elevato. Poi non parliamo addirittura della Roma e dell'Atalanta che sono in quarta posizione, sono a 19 punti, quindi sono a meno 12 dalla testa della classifica. La sorpresa negativa di questo campionato è la Juventus che perde nuovamente, questa volta lo fa a Verona contro gli Scaligeri di Tudor. Una grandissima doppietta di Simeone condanna la squadra di Allegri, che è arrivata alla quarta sconfitta in campionato. La Juventus, ad esempio, è a 15 punti, quindi è a meno 16 dalla testa della classifica. Veramente un rollino assurdo, negativo per la squadra di Allegri, che a nostro parere, a questo punto possiamo dirlo, era Cristiano Ronaldo dipendente, perché una volta andato al Manchester United, il portoghese, è vero, c'è la qualità in attacco con Chiesa, con Morata, con Dybala, però molto probabilmente, i fatti lo dicono, questi 3 giocatori non valgono un Cristiano Ronaldo, quindi la Juventus in grossa crisi. Comandano Napoli e Milan, e la prossima settimana può essere importante per la squadra di Spalletti, perché è vero che gioca in casa contro un Verona davvero molto molto forte, però ha la possibilità in caso di vittoria di allungare, perché a Milano ci sarà il derby Milan-Inter e noi che mastichiamo calcio praticamente ogni giorno sappiamo che il derby è sempre una partita importante ed è sempre una partita da tripla, quindi tutto può succedere alla scala del calcio, quindi a San Siro domenica prossima tra Milan-Inter alle 20:45, mentre il Napoli giocherà in casa Napoli-Verona alle ore 18 domenica pomeriggio. Facciamo solo un passo indietro rispetto a domenica 7 novembre, perché gli azzurri giocheranno giovedì in Polonia per la quarta partita del girone in Europa League. Non sappiamo ancora se Osimhen potrà partire, il nigeriano ha avuto una contrattura. Sappiamo sicuramente che ci sarà Lorenzo Insigne titolare in campo. Gli azzurri devono vincere per cercare questa scalata anche all'Europa League, quindi a questo trofeo continentale molto molto importante. Però è chiaro che il Napoli in questo momento si sta concentrando sul campionato. 31 punti, 10 vittorie, un pareggio, 23 gol realizzati, solamente 3 subiti. Il Napoli è la difesa migliore in Europa in questo momento. Quindi chapeau al lavoro di Spalletti e del suo staff. Ci aggiorniamo alla prossima settimana per commentare Napoli-Verona e Milan-Inter. Massimiliano Albino per la Lepre Group. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.